No, no, fa punto che arriva. Figlia mia, chi vuoi? Come a tutti, pistole importanti. Che si fa aspettare, no? Ma chi è che può fare che è sfaccennato come a voi? Oh, sentitelo! Voi siete sfaccennato, no? Io che quando mi riguarda, zacco di chi fare, c'è la gara. Sì. Ma chi ne avesse a dire? Penso che ne avesse a parlare per qualcosa che riguarda un nostro quartetto. Che me ne avessa che ne mettono un'altra tassa? Ah, va, che babba, se perché sono me le va a dire prima, che mi te la moda muta, senza dare un tempo, manco di pipi di ari. Che sembra che lo sapete che vi dico? Io mi si di aspita, ma non veni mai. Mi ne stai no. Un va, ven a ca, ven a ca, falla da me chiede pacienza. Ah, così, ascolta che tu che ti dici, sì, e poi ci ho contatto per l'ospedale. Giusto. Puccio punto. Cittadini, ho l'onore ed il piacere di annunciare che il piano di risanamento di questo antico e popolare quartiere, deliberato all'unanimità dalla giunta comunale che io mi onoro di rappresentare, ed approvato dalla commissione provinciale di controllo, è stato regolarmente sovvenzionato dal governo nazionale e da quello regionale, grazie soprattutto al fattivo interessamento della nostra circoscrizione che lo ha caldamente approvato e appoggiato. Bravo! Amici, questo risanamento consente di trasformare un quartiere logoro e quasi cadente in uno ricco ed elegante. Meno male. Che sarà l'orgoglio e l'onore della nostra città e di tutta la cittadinanza. Bravo! 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 Tutti, bravo! La miseria che oggi vi traspare scomparirà per sempre, per far posto alla ricchezza e all'abbondanza. Le case vecchie e basse saranno abbattute per lasciare libero il passo ad edifici robusti ed imponenti che saranno la sede più idonea e più consona della vita economica e commerciale della città. Che ogni spazio attualmente inutile e superfluo sarà sfruttato al massimo per il progresso della collettività. Mi sembra d'altronde giusto precisare sin d'ora che l'amministrazione comunale non intende in alcun modo approfittare dell'autorità che la legge le consente per impossessarsi dell'altrui proprietà senza prima aver rimborsato il giusto valore di quanto sarà della collettività. Ma quale collettività? Vuoti il vostro interesse, naturalmente quello che sarà fatto andrà a beneficio di tutti. Ma vale tutti, e se qualcuno si sentirà leso nella sua proprietà è pregato di guardare quest'opera di ricostruzione proiettata nel futuro. Opera che consentirà a coloro che verranno dopo di noi di poter dire: i nostri predecessori, sia amministratori che semplici cittadini, sono stati lungimiranti. Bravo! 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 Brav
non mi interessa. Solo a queste condizioni gli attuali abitanti del quartiere potranno contribuire allo sforzo comune per la realizzazione di un'opera altamente civica e sociale. E chi sopravviverà a questo nobile e civico sacrificio avrà l'onore e l'orgoglio di poter dire a testa alta: io sono stato un artefice di questa colossale impresa. No. Viva il nostro bravo! 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 Casuzzi, peciani, tanto amati, la meglio parte della vita mia, ad ogni cantunera richiamati, ca forza i nonni della fantasia. Giti sempre dopo ogni malura, si tratta di terremoto o di tempesta, lo sole varia la sua bonura e in ogni chiazza si fa una gran festa. Lo sole varia la sua bonura e in ogni piazza si fa una gran festa. Però se l'uomo giusto va a rivota per l'uso scopre la sua convenienza, non risurgiti più come una volta. Gentili, aggraziati, ecco presenza. Ma vaci casi di sempre generosi, perdonati non grato io ciarituri. Dimostratevi sempre più amorosi, che Dio perdona tutti con grande amore. Dimostratevi sempre più amorosi, che Dio perdona tutti con grande amore. Pane schitto, canuacci lo mangiamo con appetito. Concedetene sempre salute e vigore per ci avvegliare fino a quando si muore.
signoruzzo, voi che siete lo paceranne, mannate misericordia a tutti i bagni, perdonate le prepotenti e le piccature, a cui ne vuole male e ne reca dolore. Proteggete sempre lo nostro quartiere, le sciate, le piazze e le cantonere, la casa degli vicini e chi da mia. Salutato lo nome vostro e così sia. Prima, e me lo ho visto, sì, sì, lo chiamo veramente, non è per anno.
No, a mio mi piace chiamare la cucina di più, nana, non ci dai. Nana, faccio una cosa bella, eh? All'auto udata, ma mamma, che perché piace? Picchia una gioca, che picchia un canestro di uova, imita tutta la gioca per fare il tiro uguale, cioè. Però, siccome il putticino non si decidevano a nascere, a lui lo che piace, non vai a gioca per fare la nascita, prima, io mi piace un fulare, io. Che, però se non vedo non ti farò l'uovo, che mi dice che faccio tutto un fulone, mamma, e io che coppo io sull'uovo, io non ti farò l'uovo, che coppo io, non è la coppa. Allora poi che figlio mamma? Figlio ci mise la luce uova, no? E finalmente con vicino si decidere a nascere. E si erano finiti. Io mi ci addirittiamo a giocare, quindi ci addirittiamo con mia. A questo mi ero uno che faceva sempre chiù, 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 chiù. Cercava il sottio, cercava. E siccome cercava il sottio, figlio che figlio? Si allontanava sempre di sopra di tutta la luce con vicino, no? E furiava, e io ti dicevo, è un oggetto zio, alla usavo d'accia, ma ormai che se no vuole e mi piglia proprio. E siccome io non mi credevo a mia, finché faceva, segnava sempre un danno di sua mano, allora io casugno troppo spesso, che fai? Perché è una bella mandaca? E a calazza il cuore, non lo sento mai, che peste, allora, a così solo non ci muoio più, e tu non sono troppo spesso, allora non hanno più, ma ti metti per me quando ci dico una cosa a mia mamma? Mamma! Mamma! Che senti, va? Io ho fame! Vado tornato a casa? Mangia, mangi! E io a fare il lavoro, mamma! Va bene però! E io non mangio più niente a fare, mamma! Muffi, se ci fai a priare! Che muoio, tu fai quello che fai, mamma, non mi metto stare un muro. A mio fammi la parola perciò non posso stare un muro. Tu fa, vedi che stai disturbando, vattene fuora. Sì, ti sto disturbando, fammi io, allora tu ci dai la fammi. Io magari io, mamma, magari la signora la fammi. Ma cosa, la figlia di pazienza? Ma anni che vuoi dire? Quando portiamo a casa, penso che ci dà un bello pezzo di fumaggio. Ma io non voglio uno sano con città. Ma tu ti dici che oggi fa? Basta quello che stai muto. No, ma vuoi mettere un muto? A tuo muto da papà non lo voglio. A me la mia piazza. A me la vita da papà non lo voglio. Come ti chiami? Oh, ti chiami per il come mio cucino solo, sai? Chi è tu qua tu? Allora tu, e che fai? Cunda, che è vero? Un tempo cunda? Un tempo, e chi è? Il giocatore di pallone non segna, il giocatore segna, no? Ma chi fa cammina? No? Vediamo, prova, vediamo, mettere un terra, vediamo. La gente sta già fare i soldi, io non lo faccio. Bene, dica. Che ci vuole avere una cosa, no? Siccome io sono troppo spetto, ho secondo una cosa così mi confermano quando sono spetto, eh? Alla ultima volta, giusto mia mamma mi disse, ci fa, guardini il tuo tabacchino, e a casa la puspagliere e posso per il legno, però cerca di fare dire da asciutto, non ho mangiato come la ultima volta. Dico, vabbè, mamma, non ti preoccupare. Cioè ti sapeva lì che sono tabacchino, ma già una puspagliere e posso per il legno, asciutto e ti sei lunga, che io non ci ha capito più niente, eh? Io che figlio mi si vostra, diceva guai, io mi dico, appena vai fuori, per essere sicuro che non mi ho imbrogliato, io che sono aspetto che figli, ti devo provare tutto per la una volta. Allora, gli erano tutti per la sciuttia, però non capisco perché mia mamma mi ha fatto la coppa. Tu fa muto che sta parlando quando una amica vecchia. Oh, ma ti stavo raccontando tu quando sono aspetto, ma non sono aspetto io. Assai. Però ora ce la finita, eh? Che? Sì, ma secondo l'ultima cosa a un compagno mio, e poi mi stai un po' più tempo, eh? Ma qui c'è un, dai, che bello. Ma poi dai, io magari buono, è un po' che fa molto caro, io ho avuto. Ma poi buono.
L'opera del sorcice del gran prepotente di canta la notte. Una piazza, quarbole e case che scompare. A picca picca ne vogliono scacciare da uno sciuquartieri. Che su è inzoppruso. E non c'è nulla capito che deve essere da povera gente. Ma a cuore che ci può andare a sardo, non c'è pure. E politicanti, che ne hanno accettato solo quando ho bisogno d'opera. Sì, per fargli tanti promessi che poi non mantengono mai. E già, ma vedete, figli miei, la politica è... E come una gran signora, bella e maestosa, ma con piccolo difetto. Ave
braccio più lungo e uno più corto. Qualche due più lungo si tira il nostro sangue e qualche due più corto fa finta di dare le nostre diritte, ma siccome non ci arriva, si deride. E lo sapete che vi dico? Siccome i politicanti sono figli legittimi da politica, hanno gli stessi difetti. Già. E noi ci ribellammo. E quando ne venivano a cercare, la assicuriamo al corpo di zoppo. Ma così c'era una somma la nuova? Casa merdastro, chi sto io e altro? Signore mio, solo a capo non succedono queste cose. Come si può concepire che un poveretto che possiede una casuzza gli stata peggio su peggio e murata a cucina impastata con sorrore da fronte si avviene sfrattato per dare comodo a un cantalotto con un guidare chi se non si spaglia. Questa ingiustizia non a finire. Ma perché non erano tutti pari? E gli viene a protestare con i cisci? Forza, forza, senza perdere tempo. Ma ferro si batte quando è caldo. Certo. Ma chi decide? Chi non ha saputo un coso da un gas lacrimogeno? E non c'è cena di prendere una piccetta. Certo, sì. Ma chi ti spara una vista? Ma allora non c'è allora più niente che fare. E' inutile. I più deboli sono condannati alla vita a subire ogni sorta di prepotenza e di ingiustizia. Io ho sempre saputo che Aligio è uguale per tutti. E se mi vogliono fare credere che è il contrario, io mi ribello! Ah sì? E allora perché non ti ribellasti quando Tomate te mi sono un caso la camisa? Perché accettaste di raffare la sguattera da quando avevi 10 anni? E ora, che ti fanno savagliare 12 euro giorno per una miseria di salario, che fai? Ti ribelli? Eppure tu nascesti uguale a tutti i figli di ogni cantalanotte di questo mondo. Solo che io si vestono di sita all'ultima moda. E tu che dopo ti incontri? Gli usano creme e rossette per parlare che vedi. E tu ti puoi permettere solo che tu te ne sei macinatura. E ti camminano in auto fuori serie e tu compari del soccolo. Gli diciano pellicce, gioielli. E tu che c'hai, Adamo, la sorte c'hai? Che so, bittizzi, Rosita. Si può permettere tutte le ricchezze del mondo? Sì, facciamo una buttare. Ma vi si cassa lì, guardiamo da per tutti, non ci dà ricordo. Ma perché esiste un altro sistema per una carosa povera da diventare ricca? Avanti, recitando noi, su sapete. Esiste. Perché? Non posso trovare il marito ricco? Ecco. E tu che credi ancora le favole, figlia mia? Si dice, cuave doti, cerca doti. Che ne potevo sapere noi? E perché a voi che i vostri tempi vi facevo tagliare che era una bella femmina, come mi ridavo, o prendeva fra bordone e a vostra figlia che è bottone di rosa. Cosa vediamo, un marchese di Rurito? Pezzo di giufà qualunque se mi ridavo a voi e un altro giufà a vostra figlia. È inutile, la vita è sempre la stessa. No, oggi i tempi sono cangiati. A voi, mi pare. Gira fuori e voto, povera resta povero, io ricca diventa sempre più ricco. Semmai, ogni candalo notte che si arricchisci, c'è un giufà che diventa povero. Io vorresti diventare ricca, ti vendicare la nostra povertà. E tu provici. E poi vedrai come ti scordi di essere stata povera. E diventa come a tutte le altre ficchichine, che mi di superbia, di falsità. No. E ne ha cominciato a tagliare dall'alto in basso, così, proprio come fanno i Io non mi scordo di essere stata povera, non vi preoccupate. Però se trovo un marito ricco... Se trovo un marito ricco... meno male, figlia mia, che tu sono tutte illusioni. Tu vi incontrerai un tuo bravo giufà, ti innamorerai, te lo sposerai e metterai al mondo tanti auge piccoli giufà, destinati a soffrire di pene che soffro tu e a mangiare pane e cipolla, come l'ha mangiato tu. E la vita continua, uguale. Monotono e senza scopo. A proposito di giufà, qua sta arrivando questo maggio, stanno tornando da messa. Ma che è? Appena ti spicci, tiri la botta e ti ne vai la missa. E io esci poco! Ma come? La botta ci passa? Ma chi l'ha fatta di cartavilina? Ma cosa che c'è che ci sfondi di ci palla? Io ti amo che amo, a chi provoca sono un babbo io, io mi chiamo a chiedere un bello roccio, che è quattro copo no muro per congendere i mari? Che ci scutturai tutto un cucinato e i mari si ne vengono su di su. Ma invece di fare tutto il suo gran traffico, santo caruso, non era che siamo sotto, ci faceva levare sotto, a esame, e ci diceva sulla sola.
E non ci pingiai! Non li pigliamo i soldi per far innamorare la sua voce! Aveva ragione, insomma. Va bene, ma su e solo perché sto va verso io, guarda. Ha visto, ha visto. Un signore Varrenni. Guarda, si picca. Può passare la casa, porta. Io, ma e che mai ho fatto? Non ho tutta attaccata bene, guarda io. No, casomai ti pigliucciamme. E vuoi, ma chi vuoi bendare a mia? Il cammino non c'è ne qui. Chi vuoi bendare? E chi ti batta unico le ca... Unico, unico, chi batta unico, chi batta le ca... Cori di Gesù, ma che c'è fu terremoto? Ma che successe? Ma di chi sti case sta pure in terra? Canta la notte, proprio io, duco soffetoso. Ma di chi? E non vedete perché? Perché i sani sono grattacieli quando stanno lavando l'aria e l'ossigeno. E non si può fare niente con ciò dito. No, non ne resta che assuppare. Sì, magari cani volessero vorrei bellare. I due avevi soldi e perciò gli avevi sempre ragione. Già. Ma su cose senza criterio. Ma quanto si fingono magari voi? Ma perché oggi in Italia che si fanno cose con criterio? Anzi, meno criterio c'hanno e che vi fanno parere giudiziose perché troppo complicate per poterle capire. Vi porto un esempio. L'avete visto mai voi un modulo da dichiarazione dei rendite? Bravo. Inviata voi, e da così complicato come ora contribuente si affoga anche sulla stessa mano. Per quanto riguarda la logica, poi in Italia, portiamo la bandiera, siamo i primi in testa. Ma che succede con questa logica? Perché una cosa è illogica e più fanno quelli coerenti o addirittura convenienti. E i nostri tempi, per esempio, sopra il vestito di anni, vi potevano mettere un paro di cosette rosse? No, era una stonatura, un pugnone da logica. Oggi invece sono di moda. Uyang sa coppia con russo che è in piacere. E non solo con russo. Covid e corusella c'è già un pezzo che si usa. Quanto prima si userà magari con euro. Non c'è più rispetto per la vista dell'occhio. E chi c'ha già vista di l'occhio? Come se vedi figlia mia che tu sei ancora piccerita. No, no, veramente non l'hai caputo manco io. Voi oramai siete vecchi, e stonate certe cose ne capite. Certo. Come dice un proverbio antico, magari l'occhio vuole la sua parte. De sti tempi, dei colori, ne fanno certe mescogli che sono pugnando all'occhio, va? Va bene, ma ora lasciate la perdere sta filosofia e decidimi piuttosto che cosa è successo in sta nostra bella piazza. Non l'avete voi l'occhio per poterlo constatare? Sì, ma perché tutto sto sfracelo? Ho domandato perché. Esiste forse un picchi a tutto quello che succede nel mondo? Io hai creduto sempre di sì. Perché Rosilla nasce un povero Ancanna? Come a me, come a voi. E il povero Ancanna morirà. Mentre il signor canta la notte che nasce un più miserabile, diventato ricco. Voi perché campate ancora? Perché è così vuole il signore. E il vostro figlio Giuffà? Perché campata così com'è? Non c'è mio figlio Peppe Nero, che era una bandiera. Stava a morire in guerra a 20 anni. Perché mia moglie era a pannecere pazza? Perché io sogno ancora a casa, quando invece avessi voluto essere sotterrato a 10 anni. Esiste un picchio a tutte queste domande. Dici dammelo voi, sono sapito. Ai, cannavoi, ti mangiati meglio, ai, a mia bene, a te tutti i cavoli di caca. Sì. E che fu? Canta la notte che scippavo tutte le palle là fuori, eh? E ora, un'inizio a parlare su tutto il freddo. Che a voi non ci ne qui. Ma io quando è vero Dio, quando non ho tuo figlio, un maccio e mi mangio a fondo, quando mio figlio mi ha male, la cosa c'era, sì signore. Ma che dice, Giuffà? Sì signore, è bello un castagnato. Ti
ti mangia sta candela notte? Sì, signore, mi mangia la candela notte, che bello! E ti avevo bello un cattagnato, fondo che patate, sì! Ma che sta dicendo? Quale candela notte, quale? Chi due era un crasto di Massaro Turi? No, era candela notte, monista, ma chi è questo monista, sì! Era candela notte o era un crasto? Era candela notte! Sì, vabbè, non ci posso credere, che tu sono nasti, fossi! Non, signore! Era candela notte, mi mangiai tutto palo, cioè, mi puppai pagare la roccia e poi mi hanno carità! Ma quale candela notte? Sì, quale candela notte? Io ci dissi che si chiamava così! Perché per tutta notte non faceva altro che beh, e su come disturbava i vicini, ma saluto un mazzau che si veniva a canne. Ce l'avevano desiderio, me ne accattai mezzo chilo. Io ci ufficio furto. Ma sta dicendo, tu fa, era un castagnetto, non era candela. Oh, ma e io a candela notte un mazzo sticcio e vogliamo fare un fungo che patate con un cacchio battaloto. Sì, sì, tu fa, ma sta tutto, come pare che sta venendo. Io mettevo il muto solo quando mi dice mia mamma! Per favore, citaci il luogo, cosa stai facendo? Per carità di Dio, assetti di vicino a mia, stai muto! Va bene, non parlo più, sono una donna! Signore mei, come sapete? Io ho vinto l'appalto per il risanamento di questo quartiere. Ho una regolare licenza edilizia rilasciata dal sindaco e dalla giunta comunale. E ho già iniziato i lavori di demolizione e di ricostruzione. Che per nostra mala sorte ce ne siamo accorti, già. Il sindaco fece un abuso perché la licenza che rilassavo non va all'interesse dell'abitante del quartiere. Ma che ci vuoi? Voi siete ignoranti e non capite niente, perciò statevi muti. E visto che voi siete un'arca di scienza, spiegatemi a voi qual è la nostra convenienza. Già. È semplice. E chi deve vedere un quartiere residenziale moderno o posto della poco di catapecchie che stanno cascando solo solo. Ma facete un favore. E decistono bene, a noi ce ne può restare solo a consolazione da vista. In quanto ad abitare il nostro quartiere non potevo scontare noi. E come? Ai soldi dell'esproprio delle vostre case. Ci giungete l'auge e va accattato un bel appartamento in un palazzo signorile con tutte le comodità. Portiere, citofono, ascensore, doppi servizi, riscaldamento, eccetera, eccetera. Facile, facile, perché e 100.000 lire in Camerun per l'esproprio. Ce ne unge un altro 9.900.000 e mi ha cotto una bella stanza in tuo palazzo. E a così fa signora. Voi invece, che stanza ne avete voi, ce ne devi aggiungere 19.800.000 se volete stare in tuo palazzo. Io quando ce ne aggiungo, ma che io ci voglio stare in tuo palazzo. Abiti a giufare che queste di mezza stanza è più facile. Basta che ci niunci 4 milioni e 950.000 e canta la notte, ti fa stare in tuo palazzo. Ma noi se ci leviamo 4 milioni e 900.000 come dici da? Ma figlio, ma se ci avevamo tutti sti soldi tu ti chiamavi Giufà? No, io no, Pippo. Signora May, io noto che avevo finito tutte ste conte. Che guace, non siete cose di stare in un palazzo moderno onde perlomeno ci sono appartamenti da 4 stanze. Perciò, ho un consiglio che vi posso dare. Facete qua la ciuscia e cercate di sgomberare immediatamente se non volete nascere con l'accompagnamento dei carabinieri. Io la mia casa ne esce solo a chiamare in avanti. Avanti o in avrere, ad annescere per subito, voi e tutta l'auge, va bene? E voi risicate per avvicinare la mia casa. A così assaggiato, saporite mezz'occhio! Io invece mi assicuro tutto male con le scopa, che è ancora più meglio! E io da mia casa non mi ne voglio! Io come sci e come oggi! Io valgo! A mia casa non c'è un nudo! Ma lasciamo me opa e io non c'è un nudo! Ma tu ci fai tu non parlare! No, io è la lingua e paloma! E poi per chi rende del caccio vuole l'ordine di sgombro! Tu fai? No, potete davvero! Davvero che finito, a caccia l'ordine del sgombro. Io non faccio niente con Alice, voglio che lo sapete. E noi ce la veniamo stesso, ecco. E si fa basta l'arma, abbiateli fuori. Forza, sì, provate, già poi vediamo come finisce. Signore mei, è inutile che facete sbroffone, perché io devo avere, non mi scaldo. Vedo ogni 48 ore di tempo.
Se fra due giorni allo stesso orario non avete sgomberato, faccio venire i ruspi e vi faccio sdrobbare di casa, te ricordo, siamo in te. E io picchia la ruspa e cammino c'è, vabbè, a cucci, a cucci, lo capite? Levati a mentire, pezzo di babbo che non c'è. E se c'è qualcuno in auto che si sente aspetto e vuole fare la stessa fine di ciò fa, si facesse avanti. Questa Montese, fra 48 ore, voglio tutte case sgombre. A morire, perciò. Si passò casuzza, anzi, ne avessimo a ribellare tutti i pari. No, figlia mia, a guattara non ci può mangiare la peccia, perché è inutile. E che viene a dire? A guattara è debole, mangiare la peccia è dura e massiccia. Se tu una guattara c'è un coppia di peccia bello forte, che fa? Si rompe. Certo, si fa meglio che digli. A così siamo noi con canta la notte. Non ci siamo a guattara e i due a peccia. Ma se ne unciamo tutti diventiamo forti. Figlia mia, a parole è facile. Poi al momento dei fatti ognuno sa ritira con una scusa e si fa le prove che fare.
Ma allora non c'è proprio niente di fare. E che potessimo fare? Che vanno a vedere che magari la legge magari era la sua parte. Tanto che c'era la stavola per il sgomero. Ma con Cilla ha il coraggio di contare a Cilla a me faccio ospitale. Hai ragione. Non mi raccomandavo altro prima di ricoverarsi. Mi dissi, Rosilla, bada a nostra casuzza. Cagosciui apposta a pittia. Ci vai a stare con tuo marito. Faciti nascere tanti figli. I cresciti e sarete felici. Meschino, fece tanti sacrifici per costruirla. Tu non ti puoi ricordare perché eri cuzza. Ma io devo dire che c'era una chiave di notte e per tutti i festi come andate, quando l'auce sarà riposato. E ora quando esci, a ciovacchioi. La pazienza. Ma tu meschino ci vedi un colpo e mori. Figlia mia, meglio figlio. Che a me non faccio letto di terra come copertura, un gioco camposanto. Non ha questa fortuna sa quando potevamo avere, cioè. Ma io dico, ma ora che mi lasciare la nostra casuzza, come ne potevo ir a stare? Che con gli avesotti, figlia mia, butto su ciova sempre. E con non avere, se ne va a stare con Dio. Una chiesa? No, figlia. Sotto tetto, più danno e più bello romano. Uccello, vedi, che per illuminazione alla luna. Per riscaldamento sole e tutti i stili di firmamento ci fanno da bellemento. Uccello, la casa de pure. L'avete vista mio figlio Giuffà? No, il caro non l'ha visto. Che fu? Non si ne può dire. Gli avventuri, coceggo. Ma non ha uccelli per due pezzi che siamo qua, ma non l'ha visto. No. Ma forse se ne può dire a cercare nere la ceggi o a cercare un uccello. No. Di quando che andava la notte ci resta tutto un bolone, si allontanava un furiato. Io ora tonda, non vi preoccupate. Mi scanto che combina qualche guaio. No, Giuffà non è capace di fare male a una mosca. Ah, io sogno preoccupato stesso. Ma che potessi fare, Nuzzinetto? Ma lo saccio, c'hai come un presentimento. Ma se tu capi voi, è vero che fare con mattere questo caruso, vero? Avete ragione. Che lasciatemi stare. Ognuno porta la sua croce. E dire che la nascita di sto figlio aveva a compensare la morte di suo padre. All'inghio vuoto lassato di tuo marito mi ricevono tutti prima che nascisse. E invece... Vi ricordate che a Bonamuzia salavo l'ultimo respiro quando io ero incinta di Idro, dopo appena 3 mesi di matrimonio? Che mia fu una vera tragedia. Restare vedova a 20 anni con una creatura in grembo. Non giù che mi potesse aiutare, non giù che mi potesse confortare, se no di 4 vicineggi che non potevano conoscere tutta la mia disgrazia. Ci fu un momento che invocai a morte come una liberazione. Quasi, ma voleva luare che vestissi male la vita. Tanto era mia disperazione. Poi, a poco, cominciai a sentire muovere dentro di mia, a me creatura. Una sensazione che non mi posso scordare mai. Come quando un bottonello di rosa si comincia a giapere con l'arrivo del primo tepore da primavera. Sto bottoneggio si rapiva dentro di mia, lentamente. Dapprima, confesso, provai una sensazione di nausea. Poi a poco di piacere, di gioia, di soddisfazione. Mentissi una donna completa. Ero madre! Non mentissi, chiossula, mi scordai tutti i peni e tutti i miei pensieri foro questa creatura che si stava formando dentro di mia. Quante nottate passai senza pigliare sonno, ma non mi sentiva stanca. Mi passava la mano in grembo e faceva progetti. Sarà mascolo o femmina? Oh, Signore! Facetelo nascere mascolo come a sto padre, che mia sarà motivo di più per riudare a Millo. E poi mi potrà essere d'aiuto e di sostentamento quando io divento vecchia e non ho più forza per ciavagliare. E
se scoppiasse una uccia guerra e fossi chiamato fronte a difendere la pace, e se fossi ferito e mi tornassi mutilato, oppure Dio me ne scansa, su me morisse a fronte. No, signore, facite la nascere femmina meglio, che mia sarà una compagnia. Ma fino a quando? Cresce, si fa signorina, si marita, e io arresto una uccia vuota sola. Signore, facetelo nascere mascolo meglio. E nascio mascolo, ma senza sentimenti. Fosto, signore, mi vuoi castiare per tutti i miei dubbi, per i miei timori, per la mia indecisione e per mancanza di fede, una provvidenza divina. Fosse signore, però devo aiutare facendolo nascere così com'è. Ma chi è Garicide? Ma scusate, se avesse nasciuto che sentimento a posto, forse avesse avuto un malore steno, mentre così com'è l'avete sempre vicino a voi. E sia fatta la volontà di Dio. Dai, dai, sta arrivando, dai, tagliate, tagliate, sta arrivando. Dai, dai, Giuffa, dai, dai. Yeah! Giuffa! Yeah! Chi è? Cosa niente, con un attimo, che andiamo a notte. Combatto, finché tu cuore, muoio. Giuffa, figlio mio, vieni qua. Che va a fare? Picchi a fare stare in pensiero a Tomaciuzza? Vieni qua, lascialo stare questa volta. Vieni no, qua. Prima ne ammazzare, che ci pare un uomo e poi donna. Ma vai a Giuffa, ma qui tu ti vuoi mettere? Vieni qua, ascolta Tomaciuzza. Che c'è qui io mi metto? A mia io mi metto la tribolata. Va bene, non mai da resi! E io ti approfittavo che io non ti più niente di... Ma oggi faccio finire il tuo petto di fedente! A mia una tumbulata mia! Lascia perdere, Giuffa, oramai da resi! Vieni qua! Vieni qua, vieni qua! E io voglio scippigliare tutto mai! Ma chi è più grande e più forte di te? Ti scippidia, io ti scippidia! Vieni qua! E io sono amato! La scopetta io! Ma posso avere una cantulea? Ma sta scoperto una picchiasta! Cudaresi sta scoperto! Oh, ma! Caro poi, a donde te lo cacciatore! Ma a guaglia canta la notte e poi mi chiedano, eh! Donnacilla, Marce! Donnacilla, prima che ti denunzia! Anzi, dammi la mia che ci ho fatto io a donde te! No, no, no! Prima che tu dai a canta la notte come una cagna così! Vieni qua, Giuffa, vieni qua, ma non vedi che Tomaciuzza è in vena, non farà angustiare, vieni qua. Camilla sta scoperta, ma c'è che ci ho avuto io a Dolitterio. E tu sei una scoperta, vuol dire io come voglio ammazzare a Candalotto, tu giugioni. E perché no, tu sei forte. Giugioni, che tu fuori di me. Rosilla, per favore, non riccillo tu, sì, cerchi ad ascuta. Va bene, dai, ma vuoi allontanarti, allontanarti. Sì, sì, sì. Giuffa! Giuffa! Che vuoi? Vieni qua, che dai a parlare. Che vuoi dire? Una parola ricchia. E non mi può dire forti questa parola? Forti la sentono tutti, e invece la sentiri tu solo. E chi è che vuole che sento io solo, va? È il segreto, c'ha mia e tia. Come chi tu vado come dai io alla usura a lui? Chi tu do era un segreto di mascolo, chi tu mio è un segreto di femmina. Sotto chi mi è di me come chi tu mio, è mascolo magari allora. E invece è femmina. Chi dà? Io a tia ti dice che ti voglio bene, se tu a me mi dici la stessa cosa, uno ti credo non è femmina, perché un bene è mascolo. E io invece ti voglio dire che per tia provo sì amicizia, simpatia, contentezza, gioia e tenerezza,
Ca su tutti così femmini, come a mia. Però, vedete, è più meglio un segreto mascolo, eh? E va bene, hai ragione tu. Senti, Tufano, ti faccio una proposta. Che? Se tu ci runi a scoperta a Tomaggio, che? Io in cambio ti dugni una cosa mascola. Che mi duni? Tu prima posso scoperta a terra, che io mi scando. E tu puoi dare scoperta a terra, o un maccio a cantare la notte, eh? Ancora non t'ha convinciuta, Maccio. Ascoltala, Rosita, che poi ne per una cosa bella. No, ma il tempo vuole sbindare a mio usaggio. Ma senti, ma allora va da chi fai? Vai Nico Pacciozzo. Che? Non cantare la missa. Usai che io ti vuole bene come un figlio. Che? Fatti consigliare di io. So ti riesci ad ammazzare a cantare la notte. Un mazzo, vuol dire che è giusto e da così vuole Dio. Che va bene! Dita! Oh, ma già, cosa macchina, eh? Con tutto il cuore. Anzi, ti voglio dare in auccio, perché magari io ti voglio bene. Compare Giovanni! Compare Giovanni, venite! Venite, capitini, che c'è il tuo vassone Giovanni! Che fu, che fu? E Rosita, Rosita, c'è il tuo vassone Giovanni! Che lui è Giovanni? Che è il tuo vassone? Uno cae e uno cammina! Come di sempre! Belli, luci, luci, come un bello! Che bello! Cantavoci una bella canzone! Che benedica, Pacciozzo!
Benedica, pociotto! Santo Enrico, chi è che vuoi? Mi mandavo mio mamma, mi dice, vattene il tuo pociotto e io ti consiglio. Padre, sentiamo di che cosa si tratta. Cioè, mia mamma mi dice, vattene il tuo pociotto, capite? Giofà, non mi fare perdere tempo. Ma mia mamma mi dice, se mia... Se già lo deciste, ma se tu non parli, che consiglio ti posso dare? E mia mamma dice. Sì, va bene, ma padre, pezzo di babbo che non siamo. E spiccio di che hai a che fare? E che me lo tiene a dire, paro. E ci vuole tanto. E paro. Padre, non dice niente, che fai? Mi scudai che lo odio, ma lo odio. Oh, santo caroso, ma chi è che vuoi di mia? Mia mamma dice, ma chi è? Già, usaggio, ma che fu, che successe? Parla, che succedeva? E mia mamma dice, quando stai pensando, che tu mi dici, ah, quando stai pensando, ma c'è il cielo. Oh, sia lodato il cielo. Ma c'è, se potiamo interrompere, poi un muscato non lo so vuoto. Non ti interrompo più, non parlo più. Che signore? Parla. Sì, signore, ma mio muscato. Oh, santo caroso, ma come ci posso combattere? Mia mamma, mi dice a me, che mi dice, ma come dai un... Voi mi dite, ma chi ti faccio, ti dico, ti consiglio. Signore. Già, è vero, la vostra casa fa parte del piano di risanamento. Sì, signore, sì. È vero. Che vi viene con foglio e dice tutto il mondo di voi, i vostri casi non sono più i vostri, ma tu i me. Avete 48 ore di tempo per lasciare, perché pochi uspi e il tubo che può essere da io. Ah, ma sono cose che si dicono. Vedi, Giofà, che? Canta la notte, che signore? Ha la legge dalla sua parte. In alto luogo è stato deciso, ed hanno fatto bene, che? Di risanare questo quartiere per rendere più bella la città. Che più bella, più bella! A che vai più bella la città con tutti i palazzoni di cemento ammato, tutti gli altri, tutti i ticchi senza fome! Ma che ne puoi capire tu, che sei babbo? Io, ma certo, capisco tu, che vanno tante caseme! E per costruire che andano a finché scompare tutto l'albo e la giacca. Pagato, voi anche tutti non hanno il tuo l'albo, non hanno pagato su tuo fritto. I piccini non hanno il tuo l'albo, non hanno a giocare ormai. Ma vedi, Giofà, non ha importanza tutto questo. E chi è importante? Che tanto può lasciare questa mamma incanacciata? Ma vi saranno pagate le vostre case? Sì, 100.000 io ti dico. E poi ti dice che non c'è, che non ce l'aveva mica di picchino, non vuole lasciare per dare una casa andò a palazzo. E dice che non c'è, non siamo cose di stare andò a palazzo. Ah, ed ha ragione. Chissà come lo ridurreste voi, un palazzo nuovo di zecca. E io accanto a voi volevo ammazzare. Ma che dici, Giofà? Che dici? Non le dite queste cose. E però mia mamma mi dice di venire a voce che mi consiglia. Ti ha fatto bene tua madre e mandato da me. Vedi, Giofà, nella vita ci sono cose più grandi di noi che non si possono capire. Queste cose spesso si combinano tra di loro e determinano degli avvenimenti che a prima vista possono sembrare nocivi perché lasciano intravedere soltanto interessi di parte. Ma a lunga scadenza queste stesse cose vengono viste nella loro giusta luce, nella loro giusta dimensione e vengono apprezzate. Hai capito? Non c'è niente. Non speravo tanto. Comunque tutto ciò non ha importanza. Sì. Quello che è importante è che tu capisca che io non ci posso fare nulla. Sì. È così e basta. Bisogna rassegnarsi alla volontà del Signore. Che signore? Se al comune hanno deciso di risanare questo quartiere, sì, vuol dire che hanno le loro brave ragioni. E poi... Vuoi mettere le vostre case misere e cadenti con un quartiere nuovo di zecca, con grattacieli, banche, uffici, collegi, chiese nuove? Sì, e quando notte, quando le chicche alle nostre spalle, cioè, ma io quando è vero Dio, sono andato a notte, figlio un maccio a quando notte. Non bestemmiare, ti ho detto, Giufà. Non le dire queste cose, non le voglio sentire. Ricordati, Giufà, che la migliore vendetta... E il perdono. Perdono.
Ricordati, Giovanni, la migliore vendetta è il perdono. Perché no? Secondo mia, facessero male a mannare Sergio Fa solo nel rondo della messa. Certo, come minimo va a essere accompagnata a meno di uno dei nostri mariti. Certo, non è che Giofà ci sapesse contare le cose come sono. Magari che ci sapesse contare, che fa? Poi io capisco il consiglio che c'è uno di facciotto. E allora la vuole accompagnare voi, che siete perdonati. Io? Certo. E scusate, perché ci voglio dire proprio io, che non era manco presente alla discussione, quando ci poteva dire, che sa, Somaggio, che è fatto interessata come a tutto noi altri. Ma chi? Ma perché sembra una femmina, no? E queste cose mi ha presenza di nome. Magari mi figlio giù fai, nuovo. Ma così li vedo in picciriddu, però. Mi figlio giù fai, così capisci benissimo. Sì, però avesse stato meglio se l'accompagnava uno, ragazzi. Sì, certo. Vabbè, ormai ci io, quindi. E dopo c'è giù fai. E che meglio, o i palazzi nuovi, anziché i ragazzi vecchi, che io non ci posso fare niente. E non ti dici altro? No, signore. Ma cara, che sei d'accordo con te? Chi sei la verità? Sì, signore. È inutile, l'unica soluzione è comore tu giù fare, ammazzare accanto alla notte. Sì. Ma voi siete pazzi? No, non siete pazzi. Ah, ragioni, se volemo salvare i nostri casuzzi, canta la notte, amore. Sì, si pazza, amore. Magari tu. Vuoi che siete pazzi? E io sono bar. Io però posso dire tutto quello che mi scappa da bocca e posso fare tutto quello che mi viene in mente. Mentre quasi invece ad appiccare le parole e i fatti. Quando io alla Ucruiano disse che volevo ammazzare canta notte, io pensavo più di vero. Mentre quasi invece udicini e non ho pensato. E perché ho imparato, mi faccio pena, vero? E a me non me ne importa niente. Né qui essere babbo, che fa parte del domanda di pecore che è un popolo. Il signore, almeno io ci nasci il babbo, e non ci occupo niente. Figlio, ma che ti mi si mente questi pensieri?
quando io ero piccino, ma oggi mi vuoi mandare a scuola perché dice che insegna tante cose belle e tante cose utili. E io mi ne vuoi dire a scuola, mentre tutte le lauci miei compagni tenevano a cercare i nidri da chiedere, a cercare i lucchettoli, oppure tenevano a rubare il menù cuoca. E una volta ogni tanto che venivano a scuola che facevano, si mettevano a scappare i muschi. Sì. E a me che magari io facevo questa cosa, ma a me ho tante cose brutte che non me le avete insegnato io. Ma che dici, Giufà? Il signore. Ma va, a scuola è maestra di vita, è conoscenza. Cioè, come dicite, guarda, però a mia scuola mi insegnavo solo che l'uomo uscire vedo ce l'avevo come un filo, lo capito? Che è quello che comanda sempre, è l'uomo che è prepotente. E la maggioranza invece ha stupato sempre. È proprio vero che tu capisci ciò fa. Signore, però non è giusto di questa maniera. Perché la maggioranza fa la forza, e la forza può ammazzare tutti i prepotenti del mondo, può ammazzare. E invece è stato sempre contrario. E a cui c'era un fondamento, è stato sempre più fissa. Ha cominciato di avere che mi ha ammazzato per mano di suo frate Caino. Ma a me a scuola tutte queste cose non mi insegnano. Io voglio dire che tu ti metti a fare le mosche a scuola. Che signore. Tu non vuoi da a Romolo e a Remolo? No. Un cavinello, eh? Un cavinello che tu hai che fai le mosche a scuola che non sai niente. Romolo e Remolo erano due frati gemelli, sì. Che furono annattati della lupa. E poi quando crescero, siccome si misero a costruire la città di Roma, e siccome non si possono mettere d'accordo per come la vogliono chiamare, allora Romolo picchia e ammazzò a suo frate Remolo, cioè per fare volare la sua parola, il signore. Che un popolo che è una manna di pecore che scandava tutta la prepotenza dell'uomo e città un comune. E la storia è chi di Taranna che ha fatto un bello e un cattivo tempo a danno della povera gente. Il signore. E Erode che fece assaggi delle povere innocenti. Nerone che incendiava Roma e ammazzava migliaia di cristiani. Hitler, ora Hitler che ammazzava un milione di ebrei e ne fece sapone. Popotere, sì. Ma perché? Ora che non ci sono più i tiranni, che fossi meglio. Ogni tanto, per calmare i calori, i sindacati organizzano una giornata di sciopero generale. Ni tenono un discorso chino di belle parole, ni donano quattro soldi di speranza e ni fanno contenti e garbati. Poi arrivano le elezioni e ricominciano i discorsi, chini sempre di parole, una più bella e più grossa di l'altra. Sì. Ni conto una solita favola di lupo che si mangia l'agnello, ni fanno scandali. A così, quando c'è semi in già cabine elettorali, mi vengono i scrupoli e tutto ricomincia da capo. Capita che aumenta sempre di più? Che soldi cavano sempre più picca? Cammonizza che ne con moglie, che delinquenza che fa che duca voli. E con l'Italia che se ne sta chiedendo rovina senza che non intervenga qualche cosa per me dire. Signore mei, chi sta la società tua oggi? Fracida, disonesta, è impotente. State venuti che sta arrivando un maresciallo dei carabinieri. Sì. Facevene consigliere di io. Sì. Un maresciallo è un uomo di legge. Facevene a fuori giustizia. Sì, ora ci parli, non vincite, ora ci parli. Signori, maresciallo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Ehi, Giuffa. Che bella don maresciallo, che bella dica. Maresciallo, noi abbiamo bisogno di voi. E voi che indossa questa divisa onorata ci deve ascoltare e aiutare. Sì. Parlate, buon uomo, cosa posso fare per voi? Ecco, in questa città si commettono ingiustizie e poi ancora ingiustizie a danno della povera gente. Guarda, possediamo una casuzza che me l'ha lasciato il nostro padre, o che ne l'ha costruito con sorone da fronte. Ora viene il più grande potente di Cantalanotti e andiamo a lavare con la forza. Conosco questa storia, buon uomo. Canta la notte è venuto in caserma a parlarmene. Ecco, e così è andata aiuto. Così non ha lasciato abbandonato il nostro rischio. Se gli levo la nostra casuzza, a me pare ci piglia un colpo e mori prima dei suoi occhi. Sono stata mezza lasciata. Sì. Mi dispiace, ma non posso farci nulla. La giunta comunale ha deliberato di risanare questo quartiere. Risanare? Eh già. Maresciallo. Qua ci stavano tutte persone per bene. Ma io dico, non c'è né che delinquenti. Ah, l'unico delinquenti è Cantalanotte. Cantalanotte è un galantuomo. Sì.
ha la fedina penale pulita e non merita questi insulti. Badate piuttosto a come parlate, altrimenti sarò costretto a prendere i relativi provvedimenti. Ma che provvedimenti? Che non si statteranno il nostro sangue? Ma come ve lo devo far capire? Cantalanotti ha vinto l'appalto per il risanamento di questo quartiere, ha una regolare licenza edilizia, è in possesso dell'ordine di sgombero rilasciato dalle competenti autorità e quindi ha tutto in regola. Il consiglio che posso darvi invece è quello di cercare di sgomberare dalle vostre case prima della scadenza dell'ordine di sgombero, se non volete cattive sorprese. Io ero venuto apposta per avvisarvi. E ricordate che Cantalanotte è un galantuomo. Cantalanotte invece è lascio per bande e non vuole rubare la nostra casa. E Cialicchi non fa a giustizia io mi faccio io che mi mano. Perché Cantalanotte un maccio, un vecchio in questo posto che è fuori sta da fame, a così non vedi tua casa, va bene? Ma chi se sapesse a fare? Aveva ragione quello che sta dicendo Giovanni, giusto è quello che dici tu. Chi se sapesse a fare? No, così è stato con te, comodando con te, per stare a cazzinare. Chi se sapesse a fare? Brigadiere, deve durare ancora questa farsa? La prego di calmarsi. Prima dobbiamo aspettare l'arrivo del signor procuratore. Ma dico, non si poteva costringerlo a confessare? Si è dichiarato sempre innocente. E poi, con uno come Giuffà, ogni tentativo sarebbe stato vano. Mio figlio è innocente! Innocente come a Cristo, lo Calvario! Avete pietà di un povero babbo, liberatelo! Signora, abbia pazienza. Se suo figlio è innocente, si proverà. Ma come volete che può essere colpevole, se non è capace di far male alla mosca? Ma non vedete? Abbiate pazienza, Giuffà, una persona nelle condizioni mentali di Giuffà può commettere qualsiasi misfatto senza accorgersene. Ma quale misfatto? Mi figlio un pezzo di pane! Chi Giuffà, ci ripeto, di imbicciriggio. Sì, ma la forza di un gigante. Signori miei! Un attimo di pazienza, dico, è inutile recriminare. Giuffà ha fatto una minaccia ben precisa. Appunto. E il signor Cantalanotte, suo padre, è scomparso da una settimana senza dare segni di vita. Quindi bisogna procedere nelle indagini come ordinato dal signor procuratore. Per me questa messa in scena è inutile, perché se mio padre è scomparso, il colpevole non può essere altri che chi ce l'aveva con lui e soprattutto l'aveva minacciato. Ma che per davvero, perché sono su serie minacce fatte da un povero scemo? Per davvero? Ha provato a spostare l'indagine verso altre direzioni. Stiamo provando. Canta la notte assai nelle quei nemici. Sì. Mio padre era un galantuomo. Limpido e chiaro come l'acqua d'un baccalà. Meschino. Era napi di mare. Giovanni, più meli si stava sudando tutto lo suo sangue. Già. Volete essere tutti querelati per diffamazione? Ah, basta, silenzio. Il prossimo che parla a sproposito lo porto dentro. E caspita. Signor brigadiere, avessi pietà di una povera faccia. Mi figli innocenti. E se un giurice la marcia fosse a ciacrire, picchina marce, non si può sbagliare sopra di suo figlio. Avessi pietà, un mannassa a casa. Buona donna, io non c'entro, non ti pende da me. Io sono qui solo per eseguire degli ordini. Certo. Ma fossi a cillava marce? Fosse secondo che sta priando sua marciuzza. Ma ginocchio so bene. Ma perché? Ecco cuore di marce in mano, ci ripeto. Mi figlio innocente, innocente come Cristo. Basta. Susitevi. Che ci può fare un brigadiere? Ora vedo procuratore e abbessa tutto così, sì, ma mio povero figlio muore di scandalo. Ma tu fa un capisci? Signora, nessuno lo sta maltrattando. Ma oggi lo conoscete a mio figlio Giuffà. E babbo, picco signore vosa così. E sia fatta la sua volontà. Però è sensibile e capisci tutto. Vera mi si è ammanettato, mi soffri tanto. Sciocchitolo, per carità. Buona donna, non possiamo. Non possiamo! Ma manco sciughirlo, chi ti dà? Dà c'è un dobbiamo procuratore! Dobbiamo aspettare! Sì, dai, sì, ora ci pensa io, state calma, ora! Signori, scusate!
Scusate lo ritardo, ma sono stato trattenuto in procura. Sì, signore. Brigadiere, possiamo procedere? Ma, signor procuratore, è proprio necessario? È indispensabile. Non abbiamo ancora il corpo del reato, quindi non abbiamo la prova della colpevolezza di Giuffà. Suo padre è scomparso. Ignoriamo se è vivo o morto. Abbiamo basato le nostre indagini su una minaccia fatta da un demente nei confronti di suo padre qualche ora prima della sua scomparsa. Brigadiere, procediamo per favore. Signor Secchi, togli le manette di Giuffà. Ci stanno mani, manette. Procediamo, procediamo. Ecco. State a casa. E che affari? Ci stanno lavando i manetti. Dico, aiutami a passargli questa corda. E che fa il capo? Non stanno attaccando. Che fa il capo? State calmo, vi prego. Enzio, non succede nulla. Basta, basta. Basta così. Ma io mi scango. Ma che è da fare? Va, ora noi ti caliamo dentro il pozzo e ti devi quello che c'è là sotto, va bene? Che c'è l'acqua, che bisogna che mi cadano un po' buccia per capire che c'è l'acqua. Oltre all'acqua, devi dirci cosa c'è oltre all'acqua. Oltre all'acqua c'è un sconfitto già da sotto. Tu lo sai che là sotto c'è mio padre. Ma tu sei pazzo! Tu sei pazzo, innocente. Se è innocente, ci deve dare la prova. Ti chiedo un mulone, acqua! Il mulone ti viene in capo! E se tu non ci credi, che non ci vuoi tu in tua buccia, perché tu non ci posso andare io, perché là sotto mi manca l'aria. Per favore, ora basta! Dentro il pozzo ci scenderà Giuffà, perché così io ho deciso. E deve dirci cosa c'è oltre all'acqua. E da tutto c'è un sconfitto, io non vedo niente. E dateci una torcia. La torcia? Tieni questa, premi questo bottone che si accende. Sì, dai, da questo lato, così. Va bene? Signore. Allora, dai, forza, andiamo. Procediamo, per favore. Fai come ti è stato detto!
No, signore, non mi stai a toccare su lo qua! Ho detto che poi ti tiriamo la corda e ti tiriamo su! Ah, ora comincia a ragionare, eh! Hai ragione! Hai ragione! Sì, hai ragione! Dai, tira! Tira tu! Dai, tira! 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 Ma che cosa? Tira! Tira! Tira tu! Tira! Ora ti dirò una cosa, tu fa stai sentendo. E pittini, ma cazzo che ti ha pittucci! Dai, legati! Non ti ho bagnato tu! Dai, stringati, Giovanni, ti tiriamo andare, su! Hai ragione! Dai, stringiamoci su! Ti sei legato? Ancora! Quando sei legato, avverti! Hai beccato la betti! Dai, piano! Mi dispiace, signora, ma ancora la sua innocenza non è stata accertata. Occorre del tempo, pazienza, ma vedrete, signora, la giustizia trionferà. Portatelo via. No! Andiamo. Ma la figlia innocente! Innocente come Cristo! Signore, ma allora è meglio su una giustizia sa fa che sostisse vano. Grazie, signori, scusate, volevo ringraziare l'autore e il regista della commedia, Giambattista Spambinato. Grazie, io vorrei qua, per un applauso, sia Dale Labelfiore, sia Nenzi. Venite, Nenzi e Dalila. Frammentatrice e direttrice di scena. Eccola qua, eccola. Un altro applauso ve lo chiedo per
chi ha fatto le scene? Antonella Iuvara, che è in sala. La vorrei qua sopra, possibilmente. Signora Antonella. Complimenti per le scene. La signora Antonella in 3 giorni ha fatto queste scene che ci siamo ridotti all'ultimo momento, come sempre. Un meritato applauso. Però grazie alla sua bontà e soprattutto alla sua bravura, ecco qua le scene per Giuffà. Grazie. Ci rivediamo al prossimo spettacolo. Arrivederci. Guarda chi vita fa, lupo pulano. Ca giorno e notte sura e ghietta lena. Chi ne dica di avirli somano? La schiena rotta ca mi fa gran pena. E ci buddha è l'uso mangiare, n'affiato solo con l'acqua sorgente. Duro e pesanti è lo travagliare, fatica sai e baragno nenti, chi stai abitando a parlare? Cosa uno o capi oggi? Covendo o cogero? A travagliare per buttare la nicchia di panna a casa? Duro e pesanti e lo travagliare, fatica sai e baragno nenti, chi sta per la vita di lui.